Alla fine dell'estate, la notizia di quanto era accaduto alla fattoria degli animali si era diffusa per mezza contea. Ogni giorno Palla di Neve e Napoleone inviavano stormi di piccioni, le cui istruzioni erano di mescolarsi agli animali delle fattorie confinanti, narrare loro la storia della ribellione e insegnare loro l'aria di bestie d'Inghilterra. Il signor Jones aveva passato la maggior parte del tempo nella sala della birreria, il Leone Rosso, a Willington, lamentandosi con chiunque fosse disposto ad ascoltarlo, della mostruosa ingiustizia che aveva subito nel momento in cui era stato scacciato dalla sua proprietà da un branco di animali buoni a nulla. Gli altri fattori, per principio, gli mostravano comprensione, ma inizialmente non gli diedero un grande aiuto. In cuor suo, ognuno si chiedeva segretamente se in qualche modo non avrebbe potuto volgere a proprio vantaggio la disgrazia di Jones. Era una fortuna che i proprietari delle due fattorie adiacenti alla fattoria degli animali fossero perennemente in lite. Una di queste, che si chiamava Foxwood, era una fattoria gestita all'antica, ampia e trascurata, quasi interamente coperta da sterpaglie, con i pascoli ormai esauriti e le siepi in condizioni penose. Il suo proprietario, il signor Pillington, era un gentiluomo di campagna alla mano, il quale trascorreva la maggior parte del suo tempo pescando oppure andando a caccia secondo la stagione. L'altra fattoria, che si chiamava Pinfield, era più piccola ma tenuta meglio. Il suo proprietario era un certo signor Frederick, un uomo duro e scaltro, perpetuamente invischiato in una qualche causa legale e con la reputazione di concludere facilmente affari a proprio vantaggio. Questi due uomini si odiavano a tal punto che era difficile per loro raggiungere il benché minimo accordo, fosse pure a difesa dei propri interessi. Nonostante tutto, erano entrambi spaventatissimi per la ribellione alla fattoria degli animali e desiderosi di impedire ai loro animali di venirne a sapere troppo. Dapprima finsero di deridere e disprezzare l'idea che degli animali potessero gestire da soli una fattoria. L'intera faccenda si sarebbe esaurita nel giro di 2 settimane, dicevano. Diffusero la voce che gli animali della fattoria padronale, insistivano a chiamarla fattoria padronale, mai avrebbero tollerato di chiamarla fattoria degli animali, era in continua lotta tra di loro e che stavano rapidamente morendo di fame. Quando il tempo passò e fu evidente che gli animali non erano morti di fame, Frederick e Pillington cambiarono registro e presero a parlare della tremenda cattiveria che regnava alla fattoria degli animali. Sostennero che gli animali vi praticavano il cannibalismo, si torturavano a vicenda con zoccoli roventi e che condividevano le femmine. Ecco quali erano i risultati di una ribellione contro le leggi della natura, dicevano Frederick e Pillington. Queste storie però non erano mai completamente credute. Voci di fattorie meravigliose, da dove erano stati scacciati gli esseri umani e dove gli animali gestivano da soli le proprie faccende, continuarono a circolare in forme vaghe e contorte, e per tutto quell'anno la campagna fu attraversata da un'ondata di ribellione. Tori che erano sempre stati docili si fecero improvviso selvaggi, le pecore abbattevano le siepi e divoravano il trifoglio. Le mucche rovesciavano i secchi con un calcio, i cavalli, da caccia, rifiutavano di saltare gli steccati e scrollandoselo di dosso li facevano saltare al loro cavaliere. Soprattutto la melodia e persino le parole di bestie d'Inghilterra erano conosciute ovunque. Gli esseri umani non riuscivano a trattenere l'ira quando udivano questa canzone, sebbene fingessero di trovarla semplicemente ridicola. Non riuscivano a capire, dicevano, come persino degli animali potessero scendere tanto in basso da cantare una simile scempiaggine. Se un animale veniva colto a cantarla, veniva immediatamente frustato. Eppure non c'era modo di fermare quella canzone. I merli la fischiavano sulle siepi, i piccioni la tubavano sugli olmi. Essa si insinuava nel frastuono delle botteghe dei fabbri e nella musica delle campane. E quando gli esseri umani l'ascoltavano, essi tremavano nell'intimo, udendovi la profezia del loro destino futuro. Agli inizi di ottobre, quando ormai il grano era stato tagliato e ammassato, e in parte trebbiato, uno stormo di piccioni giunse vorticando per l'aria e atterrò nel cortile della fattoria degli animali, in uno stato di estrema agitazione. Jones e i suoi uomini, più di una mezza dozzina, venuti da Foxwood e da Pinchfield, avevano superato il cancello dalle 5 sbarre di ferro e stavano risalendo lo stradello che conduceva alla fattoria. Avevano tutti dei bastoni, tranne Jones, il quale marciava alla testa di tutti con un fucile in mano. Era ovvio che si apprestavano a tentare di riconquistare la fattoria. Questa non era una cosa inaspettata, tutt'altro, e grandi preparativi erano stati fatti.
Palla di Neve, il quale aveva studiato un vecchio libro dedicato alle campagne militari di Giulio Cesare, che aveva trovato nella casa padronale, era stato incaricato delle operazioni di difesa. Impartiva rapido i suoi ordini e dopo un paio di minuti ogni animale era al proprio posto. Mentre gli esseri umani si avvicinavano agli edifici della fattoria, Palla di Neve lanciò il primo assalto. Tutti i piccioni, che erano 35, volarono avanti e indietro sulla testa degli uomini e fecero cadere i loro escrementi da mezz'aria. E mentre gli uomini erano tenuti impegnati da questo, le oche, che erano rimaste nascoste dietro la siepe, si precipitarono fuori e, con cattiveria, li beccarono ai polpacci. Questa però era soltanto una piccola schermaglia diversiva, che aveva lo scopo di creare un po' di disordine, e infatti non ci volle molto perché gli uomini allontanassero le oche con i loro bastoni. Allora Palla di Neve sferrò il secondo attacco. Muriel, Benjamin e tutte le pecore, con Palla di Neve in testa, si slanciarono in avanti e spinsero e colpirono a testate gli uomini da ogni lato, mentre Benjamin girava loro intorno e sferrava calci con i suoi piccoli zoccoli. Una volta ancora, però, gli uomini, con i bastoni e gli stivali chiodati, si rivelavano troppo forti per loro e di colpo, a un verso acuto di Palla di Neve, era questo il segnale della ritirata, tutti gli animali girarono sui tacchi e corsero nel cortile attraversando il cancello. Gli uomini lanciarono un grido di trionfo, videro, o così immaginarono, il nemico in fuga e lo inseguirono disordinatamente. E questo era proprio ciò che Palla di Neve voleva accadesse. Non appena essi furono dentro il granaio, i tre cavalli, le tre mucche e il resto dei maiali, che erano rimasti in agguato nella stalla, sbucarono d'improvviso da dietro, dettagliando loro la strada. Palla di Neve diede allora il segnale dell'attacco. Egli si slanciò a testa bassa verso Jones. Jones lo vide arrivare, sollevò il fucile e sparò. Le pallottole, scalfendo il dorso di Palla di Neve, ne fecero scorrere i rivoli di sangue e una pecora cadde a terra morta. Senza arrestarsi per un solo istante, Palla di Neve abbatté contro le gambe di Jones i suoi 95 chili. Jones fu sbalzato in un cumulo di letame e il fucile gli sfuggì di mano. Lo spettacolo più terrificante di tutti era però Boxer, il quale, sollevandosi sulle zampe posteriori, come un vero stallone, menava colpi con i suoi grandi zoccoli ferrati. Il suo primo colpo prese in piena testa uno stalliere di Foxwood e lo fece cadere nel fango, esanime. A questa scena parecchi uomini fecero cadere a terra i bastoni e provarono a fuggire. Il panico li travolse e un momento più tardi tutti gli animali insieme li stavano rincorrendo attorno al cortile. Essi furono incornati, scalciati, morsi e calpestati. Non un solo animale, ognuno a suo modo, si trattenne dal prendersi la sua vendetta su di loro. Persino la gatta d'improvviso balzò giù da un tetto e atterrò sulle spalle di un mandriano. Gli ficcò gli artigli nel collo e questo gridò in modo orribile. In un momento in cui parve aprirsi una via di fuga, gli uomini furono fin troppo felici di precipitarsi fuori del cortile e correre a perdifiato fino alla via principale. E così, nel giro di 5 minuti, tanto era durata la loro invasione, eccoli tutti impegnati in una ritirata ignominiosa lungo la strada che avevano percorso per arrivare lì, mentre un branco di oche li inseguiva sibilando e beccandoli ai polpacci. Tutti gli uomini si erano andati, tranne uno. Nella parte posteriore del cortile, Boxer stava toccando con lo zoccolo lo stalliere, che giaceva a faccia in giù nel fango, cercando di rivoltarlo. Il ragazzo non si muoveva. «È morto!» disse Boxer con voce piena di tristezza. «Ma io non avevo intenzione di farlo. Avevo scordato che i miei zoccoli sono di ferro. Chi crederà mai che non l'ho fatto apposta?» Bando al sentimentalismo, compagno, gridò Palla di Neve, dalle cui ferite gocciolava ancora il sangue. La guerra è guerra. L'unico uomo buono è quello morto. Io non desidero togliere la vita a qualcuno, neanche a un essere umano, ripeté Boxer, con gli occhi pieni di lacrime. Dov'è Molly? Esclamò qualcuno. Molly, in vero, non era lì. Ci fu per un momento un grande allarme. Si temette che gli uomini l'avessero ferita in qualche modo, o addirittura che l'avessero portata via con sé. Alla fine però fu trovata nel suo stabio, con la testa sepolta tra il fieno della mangiatoia. Si era data alla fuga al primo colpo di fucile. E quando gli altri tornarono dalla loro ricerca, scoprirono che lo stalliere, che era soltanto stordito, si era ripreso ed era fuggito. Gli animali si erano ora raccolti tutti insieme, in uno stato di grande entusiasmo, e ognuno raccontava a voce altissima le imprese che aveva compiuto durante la battaglia. Si tenne immediatamente una celebrazione improvvisa della vittoria. Fu issata la bandiera e, Bestie d'Inghilterra, fu cantata più e più volte.
Poi, per le pecore che erano state uccise, fu organizzato un funerale solenne e sulla loro tomba fu piantato un cespuglio di biancospino. Palla di Neve tenne un breve discorso dinanzi alla lapide, enfatizzando come fosse necessario che ogni animale fosse pronto a morire per la fattoria degli animali, in caso di bisogno. All'unanimità gli animali decisero di istituire un'onorificenza militare, animale eroe di prima classe, che fu immediatamente conferita a Palla di Neve e a Boxer. Consisteva in una medaglia di bronzo, si trattava in vero di borchie d'ottone che erano state trovate nel capanno dei finimenti, che si doveva portare la domenica nei giorni festivi. Ne fu poi istituita anche un'altra, animale eroe di seconda classe, che fu conferita postuma alle pecore morte. Si discusse poi animatamente sul nome da dare alla battaglia. Alla fine fu chiamata la Battaglia della Stalla, poiché era da lì che l'imboscata era partita. Fu trovato nel fango il fucile del signor Jones e si sapeva che nella casa padronale c'era una scorta di cartucce. Si decise di porre il fucile ai piedi dell'asta della bandiera come un pezzo d'artiglieria e di sparare un colpo due volte l'anno, una il 12 ottobre, anniversario della Battaglia della Stalla, e l'altra il giorno di mezz'estate, anniversario della ribellione.